Good afternoon. Allora, seconda risposta all'innominabile. L'ho scritto nel titolo perché molti non mi dicono: ma chi è? Ma chi è? Allora, sappiamo chi è, però è nominabile per me. Dunque, seconda risposta all'innominabile. Ripeto, rifaremo punto per punto, ogni punto un video. Ora vi faccio vedere, vado subito perché vi devo fare vedere i video. Ma ogni video che faccio vedere li ho fatti di un minuto, li ho messo, ho cercato di fare tranne l'ultimo degli infrarossi di 13, ve li metterò sotto in descrizione. Qui per esempio su 3 video della prospettiva ve ne faccio vedere uno e gli altri ve li metto pure in descrizione così ve li vedete con calma. Chiedo solamente mente aperta e vedere la differenza che lui parla di. Quando parla di questo argomento, di ogni argomento, in questo caso la prospettiva, non è che porta le cose. No, la prospettiva e basta, cioè senza andare a vedere, di dimostrarci qualcosa. Io cerco di dimostrare qualcosa. Nessuno deve credere, ma verificare sono cose che alcune si possono verificare, basta una Canon P, una Nikon P900, che cavolo è, insomma, su certe cose. Ora vi faccio vedere. Intanto vi faccio il cappello. Nel suo articolo sull'attraversamento dell'Antartico, l'innominabile aveva parlato di una provocazione ironica, ma ora, nella sua tanto attesa risposta ufficiale, il signor innominabile sembra un cartone animato noir, Belfagor contro l'innominabile. Io non ce l'ho con lui personalmente, ripeto, sono i concetti. Nella sua tanto attesa risposta ufficiale, l'innominabile ha però ammesso di aver chiaramente preso in giro i terrapiattisti. E giustifica così il suo video di risposta perché secondo lui la terra piatta non sta in piedi, parole sue. Peccato che l'innominabile non si sia nemmeno preso la briga di andare a vedere centinaia di video da lui citati sugli effetti ottici della prospettiva, sul calcolo della curvatura, sugli esperimenti con i laser e le fotocamere ad infrarosso che dimostrano chiaramente la terra piatta. Apro una piccola parentesi, qui non facciamo vedere l'immagine con i palloni, tralascio tantissima roba. E per dire, almeno vai a trattare l'ABC, giustamente non lo può trattare. Anyway, il problema, caro innominabile, è che tu non sei sincero, non voglio dire dichiari il falso, diciamo non sei sincero, per i fatti, non perché ti accuso di non esserlo in senso sui fatti. Il fatto che non è possibile verificare con accuratezza la misurazione, come tu dici, è una tua opinione, ora te lo dimostro. È un tuo limite, così vorresti lasciare intendere che i terrapiattisti sono antiscientifici, mentre così non è. Centinaia di video di cui parli, che proprio di cui parli, sono fatti da ricercatori che utilizzano la matematica e la geometria come linguaggio portante, quindi i calcoli sono totalmente verificabili, riscontrabili nella realtà. Ve lo faccio vedere. Questi sono i punti macroscopici che ti rifiuti di considerare, caro innominabile. Sei stato un codardino a liquidare gli studi dei terrapiattisti di tutto il mondo. I numeri parlano ad oggi, si stimano 25 milioni di persone che credono nella terra piatta e non sono quelli che dall'Australia, quegli altri scemi che vanno facendo i scemi. Quelli non so terrapiatti, non lo so cosa sono. Avresti dovuto avere almeno l'umiltà di andare a verificare per quale ragione un numero così grande di persone ha messo in discussione la forma della terra. Qui si capisce che il tuo interesse non è la verità, ma non lo so, no, tu lo sai. Ormai sei sceso nelle file del debunking più basso livello proprio. L'innominabile, non ti puoi più permettere di muovere delle critiche con criterio. Ma sei portavoce di una massa che risponde con ottusità e superficialità a qualsiasi idea non conforme al sistema. Questo stai facendo. Sei portavoce di sta gente. La tua reazione è stata pilotata sin dall'inizio per scoraggiare chiunque si volesse avvicinare a una ricerca genuina sulla terra piatta. Invece di giustificarti dicendo che ci sono di migliaia di. Dicendo che ci sono migliaia di video che dimostrano che le barche scompaiono veramente sotto l'orizzonte curvo, perché non hai verificato tu stesso con l'uso di una buona camera e macchina fotografica, visto che sei un fotografo, non doveva essere così difficile. Le barche scompaiono, mo te lo faccio, vedete, la telecamera ci sbatte.
come che scompaio, come scompaio. Sei un fotografo, non era difficile per te, invece hai evitato l'argomento e nemmeno hai approfondito i video. Ce ne sono tanti. Non hai giustificazione, potevi farlo, ma hai preferito giudicare i terrapiattisti senza prenderti la responsabilità delle tue affermazioni e fare una ricerca onesta sull'argomento, come hai fatto a suo tempo per il falso allunaggio. Se credi di poterti nascondere dietro l'affermazione che nessun terrapattista ti ha risposto, eh no, caro Ciccio, beh, qui ti sbagli, ti stiamo rispondendo e ti risponderemo, ma non lo facciamo certo per accontentare te. Che sei ormai passato all'altra parte, tutti gli argomenti così li difendono con l'altro, pon de morandi, che manco lo so, però per dire, può darsi, sempre da qua, e lì i protocolli, i cose di Savi di Sion, e con l'altro, e i vaccini, ma che fa veramente? Una terra piatta, ma vabbè, questi sono problemi tuoi, io parlo di queste cose. Ma non lo facciamo certo per accontentare te, ma le persone che meritano di conoscere la verità. Ora iniziamo agli argomenti che il caro innominabile ha evitato di affrontare, essendo troppo scomodi e chiaramente inconfutabili, sia dalle evidenze matematiche che dalle prove empiriche, verificabili ad occhio nudo. Adesso, lui dice che la barca se ne va nell'orizzonte, giusto? Bene, c'è un calcolo di curvatura, poi ci arrivo. Quindi questa barca se ne va sotto l'orizzonte. Quindi se io prendo una camera potente, non lo devo, vado con lo zoom, non lo devo vedere, giusto? Allora vediamo un attimo. Guardate le barche. Ora guardate. Qui è una Nikon P900. Guardate ora. Andiamo a vedere, ecco, come dice Mazzucco, questa è la posizione dell'occhio nudo che non vede più le barche. Ecco, noi siamo qui a occhio nudo un attimo, questo è l'occhio nostro. Non vede più le barche perché sono andate sotto, giusto? C'è un calcolo di curvatura. Guardate con la P come riesce. Quindi non sono andate sotto. Ok, ci sono altri tre video, ve li metto tutti e tre con le scritte. Sarà più lungo fare sto lavoro che fare sto video. Ok, torniamo al discorso. Vi metto gli altri tre link che ci sono, compreso questo. Ma non meno, prendete una camera, se non ce l'avete, ve la fate prestare, l'affittate, che ne so, andate al mare, lo fate da soli. Questa è la terra piatta, non lì. Ah, l'Australia non esiste, le cose, li fate. Parliamo su queste basi, non parliamo su quello che esce dall'acqua, pesce. Però ci ha fatto la pubblicità, Le barche non scompaiono all'orizzonte, ma allontanandosi sempre più dall'osservatore superano il limite massimo visibile dall'occhio umano. È proprio la tua visione superficiale che ti impedisce di vedere che una barca non scompare all'orizzonte, ma semplicemente smette di essere visibile all'occhio umano, che l'effetto ottico della prospettiva, e qui faccio notare che ci sono tantissime persone nell'ambito dell'agricoltura. Lui dell'architettura, dell'arte, della progettazione, che conoscono le regole del disegno geometrico e della prospettiva e possono testimoniare, insieme ai fotografi e ai cameraman, che basta avvicinarsi con la visuale, quindi zoomare con una fotocamera più potente per vedere di nuovo quella fatidica barca riemergere interamente sopra l'orizzonte. Infatti essa si sta muovendo in linea retta davanti a noi ed è per questo che possiamo riuscire a vederla entro certi limiti, cioè oltre il punto di fuga prospettico. Serve lo zoom ottico, se no ovviamente per chi poi attribuisce la curvatura all'effetto Morgana o è in cattiva fede o non ha mai provato veramente a riprendere un oggetto in lontananza all'orizzonte. Chi lo ha fatto sa che ci sono giorni più limpidi e secchi e giorni più umidi con foschia. Questo crea un effetto di rifrazione ottica. Per cui iniziamo a vedere la barca sempre più rarefatta e come sospesa sull'acqua. Questo accade a solo causa della densità dell'atmosfera, che anche se trasparente contiene particelle di acqua a grande distanza, lo spessore delle particelle d'acqua crea un effetto di rispecchiamento. Al di sotto della barca e la riflette, capovolgendola. Queste sono osservazioni che tutti possono fare con i propri occhi. E non si tratta di credere, ma di capirli.
Ora vi faccio vedere qui uno, ce ne sono due, tre, ve le metto tutte e tre, intanto vi faccio vedere uno, giusto per darvi l'idea della Cosa Morgana, malagna. E chi l'ha vista la strega, canzone di Vecchioni, Morgana. Ma. Dunque, ecco qua, c'è la rifrazione qua, andato. Comunque ci fa Sveglia di faccio un Aries. video al volo per mostrarvi una cosa. Effetto olandese volante? No, per niente. Questo è quello che le persone, i globisti spiegano. Vedete, questo è quello che fa la rifrazione, l'effetto olandese volante. Cioè, non c'entra, non esiste l'effetto olandese volante. Semplicemente a noi ci sembra che l'orizzonte Non sia esiste. dove finisce il blu. Invece il mare c'è ancora e ve lo faccio vedere. Guardate. Ops. Ecco la costa, Guarda qua. Ma vedete? che fa? Pure qua Se porto un galleggio. La Atlantico c'è roccia la costa, possiamo vedere che il galleggio. mare è anche dopo, anche se non si vede, ha lo stesso colore Ok, dell'aria. ragazzi. Quindi questo cosa fa questa Dare cosa? l'idea. Accorcia Ce ne l'orizzonte sono altri tre, visibile. ve li metto pure Uno quelli e sotto. due. Ve li metto pure quelli. Ok, andiamo avanti, se non finiamo più. Ok, vabbè, un'altra ancora. Ecco, vabbè, c'è una foto, ve la metto pure. Ma ora parliamo di quella falsità che i credenti del globo chiamano curvatura. Qui, vi ripeto, mettiamo tutti i video con i palloni, con le cose. Parlo solo di alcuni per farla breve, ma non possiamo continuare alla lunga. Nessuno ha mai visto la curvatura. La curvatura non esiste, perciò hanno visto. Le immagini fornite dalla NASA della ISS sono riprese con camere fisheye, un tipo di obiettivo progettato per rendere curvo qualsiasi oggetto panorama venga inquadrato. Quindi la visione curvatura è prima di tutto un'illusione creata dalla tecnologia dei nostri tempi per rendere credibile il globo alla massa. Qui di seguito vi mostro come l'effetto fisheye modifica la realtà facendoci credere che siamo su un globo. Poi vi metto pure questo lì. Qui è stata messa una camera sia prima sul dorso di un'aquila, prima normale e poi con la fisheye che è curva. E guardate che qua nemmeno a 1000 metri già c'è la curvatura. Ecco, le metto a confronto. Vedete le due sulla dorso di ogni aquila. Questo c'ha la camera normale, quella fisheye. Ecco come vi fanno vedere poi dalla ISS che è curva. Ma volendo lo fai vedere pure da. Vedete? Insomma, poi vi metto il link, ok? Poi vi metto il link pure di questo. Ops. Poi vi metto il link di questo. Io giusto per darvi un'idea, se no non finiamo più, ragazzi. E ripeto, ho tralasciato tutto. Un sacco di roba, palloni. Per chi chiede ancora da che altezza si vede la curvatura, finitela! La curvatura non esiste, ma da che altezza? Ma potete verificarlo da soli in modo semplice e facile per chiunque. Qui un'altra bugia dell'amico Fritz. Esistono più siti web per calcolare l'ipotetica curvatura terrestre. Basta usare la chiave ricerca Earth Curvature Calculator. A questi link potete trovare il sito per misurare la curvatura della Terra. Eccolo qui. Poi metto lo shot, vabbè, ve lo metto direttamente il link, anche se è qua per aprire un casino. Ecco qua, è curvatura, qui, e ti dà l'ipotetica curvatura, ok? C'è anche lo screenshot, vabbè, comunque ve lo fate da soli, ve lo trovate. C'è anche un altro, ma io vado avanti, non un po' se no. Il sistema è semplice e preciso, basta inserire l'altezza dell'osservatore, seguitemi bene, la distanza in metri o chilometri dell'oggetto di osservazione e ottenere la misura della curvatura, cioè quanto misura il dislivello o caduta del terreno che per ipotesi curva davanti a noi in una sfera. Esiste anche una tabella che rende bene l'idea di quali dovrebbero essere le misure se la Terra fosse una sfera. Per esempio, ogni 10 km ci dovrebbero essere circa 2 metri di curvatura, di caduta in curvatura. Ok? Ogni 10 km 2, quindi ti fai i calcoli. Questo è il link che potete, ve lo metto pure. Link, eccolo qua. Lo metto pure.
Ma passiamo ai fatidici video che, a dire dell'innominabile, non hanno misure verificabili e lasciano il tempo che trovano. Caro innominabile, se solo ti fossi scomodato a controllare, avresti scoperto e verificato da solo che i video infiniti, come quello che da Genova si vede la Corsica, che tu sminuivi, era corretto, usando il misuratore che vi ho appena detto di curvature. Un'ipotetica persona alta 1,70 m a 20 miglia riesce a vedere la Corsica distante 167 km, circa nei giorni privi di foschia. Invece, secondo la terrasferica, ciò non è possibile, perché 2 metri di curvatura, 167 ogni 10 km, fate i calcoli, quella matematica è. La terrasferica non è possibile, perché la corsa dovrebbe trovare al di sotto della curvatura di 2 km, 2.000 metri. Questa è la dimostrazione matematica che la curvatura non esiste e la Terra non è un globo. Come vedi, caro innominabile, si possono e come verificare i punti e le altezze precise? No, ma non si possono verificare. Si possono, è semplice, anzi, anche un bambino elementare potrebbe farlo. Ve l'ho appena fatto vedere, mo che vi metto il link, lo capirete ancora meglio, perché ancora non capito. Basta solo un po' di buona volontà e chiaramente buona fede. Ok, questa è la Corsica che si vede da 20 miglia, con il giorno preciso. Secondo la curvatura è 2.000 metri, quella lì montagna nemmeno 2.000 metri, quindi non si dovrebbe vedere. 2.000 metri di montagne, non li... Eccolo qua il video, qui da 20 miglia. Ecco qua la cosa, ecco qua. Questo secondo un calcolo cose non si dovrebbe vedere, dovrebbe vedere, ma manco le puntine qua, perché non so 2.000 metri queste montagne. Seguite? Ok? E mo un'altra cosa che ve lo conferma. Perdon, un'altra cosa che ve lo conferma, se non mi si punta il computer mentre faccio il video, so cavoli. Qui c'è un video dove la curvatura che lo spiega. Non ve lo metto, cioè ve lo metto nel link, non ve lo apro adesso, lo faccio un surrogato, pure io faccio surrogato, vi faccio vedere solo una foto, il link ve lo metto comunque, che racchiude e spiega questo. Da 20 miglia si vede chiaramente la corsa nel giorno senza foschia, ciò è impossibile su una sfera. Questi sono i discorsi, la terra piatta, no? L'Australia non esiste, l'innominabile, non hanno portato nessuno. Andiamo. Informati e documentami, caro, e documentati, caro innominabile, perché la realtà della Terra piatta è più che tangibile. Sono stati fatti anche esperimenti di tutto rispetto con il laser. La luce del laser è praticamente dritta, non curva. Quindi proiettare un laser da un punto all'altro a distanze di chilometri e verificare che la luce è riuscita a colpire l'oggetto dall'altra parte è una prova definitiva e schiacciante che la Terra non curva, l'acqua non curva. E quindi viviamo su di un piano. Questo video sul lago Titicaca in Perù testimonia come un team di ricercatori abbia verificato sperimentalmente, quindi scientificamente, che il laser ha percorso 18 km arrivando dall'altra sponda senza alcun ostacolo, mentre se ci fosse stata la curvatura la luce si sarebbe dispersa nel vuoto senza mai incontrare l'obiettivo a sé. Guardate voi stessi l'esperimento eseguito in questa prova. Vi faccio vedere solo un pezzo, poi ve lo vedete con calma dopo. Sempre se mo non mi mette prima la pubblicità, nel frattempo bene, approfitto per dire, ma, cioè, andate a vedere, prospettive non si vedono, non hanno le prove per fare, e passa, no, come, io sto parlando di certe And what is the result of the laser experiments? Did the team see the laser light on the other side? We are here in the nocturnal experiment in the Tre Marais Reservoir. We are on the shore of the lake. The positioning of the laser is here by the lake, a meter or so from the water level where the second laser is. It is also in the same position, exactly 1.5 meters from the water level of the reservoir. Thank you.
fatica, fastidio, non mi piacciono. E ora passiamo all'esperimento finale con gli infrarossi. Gli infrarossi sono utilizzati con filtro su una videocamera e permettono di vedere oltre lo spettro visivo umano e quindi di assicurarci effettivamente che l'oggetto che osserviamo non è caduto dietro la presunta curvatura, ma è interamente visibile a distanze che un globo sarebbero impossibili. Guardate, vabbè, qui c'è un video, ve lo metto, ma non è finita qui. Guardate questo video qui, questo è un israeliano, l'ha fatto, io l'avevo da tempo fa, l'avevo. Questo potete vedere che la Terra è meravigliosamente piatta, specialmente vista con gli infrarossi da un aereo che vola a 10.000 metri. Mentre ammiratemi, non dimenticate che se non vedete la curvatura a quell'altezza significa che non c'è. Infatti basta paragonare il filmato alle riprese della ISS per capire che queste ultime sanno di finto e sono chiaramente elaborazioni computerizzate. Qui vi faccio vedere solo un pezzettino e poi ve lo vedete, perché questo, gli altri video sono di un minuto e 10, ve li potete vedere tutti tranquillamente. Questo è l'unico, l'ultimo, che dura 13 minuti, ve lo consiglio, interessantissimo, con l'infrarosso, l'unico che l'ha fatto è un israeliano, un ricercatore israeliano, credo, un americano israeliano, comunque l'ha andata a fare in Israele. E vedete, se come si apre, vabbè, questo comincia, mo mi faccio solo, cerco, se non mi si punta il computer, speriamo di no, perché anyway, cavolo, ne fa pure la pubblicità. Vabbè ragazzi, un attimo di pazienza, se si apre, se no vi lascio il link. Eccolo qua. Here we are. 26 giugno 2018. Ops, non c'è la cosa. I brought with me my infrared camera once again. And you'll see multiple clips. I'll even take the filter off and show you a comparison. You'll be amazed at how that infrared technology works. You can see the orange con l'infrarosso. Qui spiega sulla mappa preciso, quindi non si dovrebbe vedere. E qui cominciamo a vedere quei primi infrarossi. Io mi vado avanti, mi raccomando, vedetelo perché vale la pena. Io non dobbiamo sprecare il video. Ecco qua, 33.000 piedi. 33.000 piedi, scusa. Scusate un attimo, fatemi vedere. Qui c'è un altro tipo di infrarosso più avanti. E quindi, ecco qui, quindi vedete queste montagne, no? Non dico quello, tutte quelle non si dovrebbero vedere, con l'infrarosso lo vedi e poi ovviamente piatto. Comunque vedete il video che io vi ripeto, vi sto a fare un favore veramente a fare questi video qua, a me non mi piace fare questi discorsi. Li so ovviamente perché devi saperli, chiaro. Però non compito mio sta a divulgare queste cose. Ma ormai mi sono preso la responsabilità, come si dice. Si capisce ora perché, caro innominabile, hai voluto tralasciare volontariamente la prova della terra piatta sulla prospettiva, il calcolo della curvatura, che ripeto abbiamo lasciato i palloni, ho lasciato un macello di loro, e gli esperimenti con il laser e gli infrarossi. Questi dimostrano in modo definitivo e palese che i terrapiattisti non sono degli stupidi e tu avresti avuto serie difficoltà a dimostrare il contrario. Il tuo esordio pieno di bugie e trucchetti di dissonanza cognitiva per evitare di affrontare gli argomenti più scientifici sulla terra piatta, sapendo che potevi, che non potevi contrastare la verità, non mettendoci in gioco veramente. Così hai dimostrato mancanza di dignità personale e di rispetto verso le persone che ingenuamente ti hanno seguito finora. Non hai detto niente di intelligente di quello nel video. E mo continuiamo con il prossimo video. Ogni punto per punto, prima di vedere questo qui, poi vedete lui come cerca di dirvi che la prospettiva non esiste, e io qua, che la curvatura non esiste, che non è impossibile fare i calcoli, e vedete lo fa pure un bel. E ogni cosa risponderemo così. Noi siamo puliti, lo dico sempre, loro giocano coi trucchi, l'Australia non esiste, vanno prendendo sta gente, non si può fare, teste piatte, portatevi un modello. Allora parliamo di cose serie, che poi potete pur verificare alcune, ma non dico andare quello con l'infrarosso.
Vado a vedere se se ne va giù. Lui dice che va giù, io vi ho dimostrato, io non lo dico, io vi ho dimostrato. Lui lo dice solo. Ok ragazzi, signori e signori, il comandante vi augura buon viaggio, di tenere lo schienale in posizione verticale, di non fumare e tenere le cinture allacciate. See you later, alla prossima.